non consumare il petrolio. Pensate un po', il risparmio che c'era, no? Andava a lavorare alla finestra, al lume di luna. Storie del passato, filastrocche, giochi e antichi mestieri. Vedete, grosse, Sono stati gli attori della compagnia teatrale Il Polvarone ad intrattenere i più piccoli, un'iniziativa che rientra nel programma di Natale a casa Tevenin. Vogliamo riproporre quelli che sono i momenti, che sono stati i momenti della nostra infanzia, dei nostri nonni, soprattutto sottolineare quelli che sono stati i vecchi mestieri, i vecchi oggetti di una volta che sono andati completamente in disuso. E tutto questo lo facciamo come nonni, cioè lo vogliamo raccontare alle nuove generazioni che ovviamente non conoscono un macinino fatto a mano, ti ricordi? Oppure, che ne so, il prete per scaldare il letto e tante altre cose. La Roberta in questo chiaramente è maestra, molto brava, e quindi proponiamo questi appuntamenti in più serate e ci consentono di riscoprire un po' le nostre tradizioni, i nostri ricordi. A noi ci fa piacere, come nonni, è bello incontrare questi ragazzi che rimangono sorpresi. Una bambina, ricordo, ci disse, raccontando le cose che non c'erano più, no? Quando si disse che telefonino non c'era mica, il telefonino no, rimase sconcertata, era incomprensibile per lei che non ci fosse il telefonino. E questo credo che sia una bella cosa. I nonni della compagnia del Polvarone torneranno il 16 e il 17 dicembre in piazza San Domenico.